Oggi dobbiamo uscire. Abbiamo un rituale da compiere, tu e io. Ecco. Metti questa. Apparteneva a mia figlia. Bene. Oggi pronuncerò il tuo nome, piccola. Ma la dea lo ripeterà. Di solito è la madre a fare l'annuncio. Se solo l'avessi. Parteciperebbe tutto il villaggio e ci sarebbero anche le matriarche. Ma noi siamo emarginati. Seguiamo i rituali della tribù. Altrimenti diverremmo come gli infedeli predecessori che voltarono le spalle alla dea. E per questo furono condannati. Noi è rimasto lo splendore del creato. Bestie di aria, acqua, terra e acciaio. Un conto è cacciare una bestia. Con le macchine, altra cosa. Devi essere e rispettare il loro potere. Te lo insegnerò un giorno. L'alta matriarca Tirsa, cosa ci fa qui? Vuole forse impedire il rituale? No, 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 in piedi, è quasi il momento. Eh sì, certo, puoi parlare. Con me. Sei venuta a benedire il nome. Non sono passati 6 mesi da quando te l'abbiamo affidata. Ma siamo emarginati. Tu per scelta e lei, beh. Sono un'alta matriarca e benedico chi desidero. Bene, ci onori. Sì, sì, vai, è tempo della pronuncia, è ora. Oh, madre, ti invochiamo per dare un nome a questa bambina. Che il tuo amore possa scaldarle la vita come il sole scalda la terra intera. Pronuncia il suo nome. Aloy! Che il suo nome sia benedetto. Smettetela subito! Che cosa hai fatto? Ho benedetto il nome della bimba. Donna scellerata, quella bambina è una sciagura. Cosa ti ha detto sulla sua nascita immaginata? Rispondi! Ho fatto come mi avevate chiesto. Crescila, sì! Nessuno ha parlato di amore, basta! E tu, benedirmi il nome come se... Conosco il mio nome. Verso loro e te. Sono qui. E dovunque andrai, ti seguirò.
ragazzo. Esatto. E c'è stato logicamente che noi non Sei furbo, eh? Thank you.
Ben fatto, che bravo ragazzo. Bambini, venite con me. È un'emarginata. Bisogna ignorarla. Ecco. Oh, andiamo. Sentirmi. È una specie di grotta. Non posso arrampicarmi. Sembra stretto, ma posso farcela. Queste sembrano rovine del mondo di metallo, uno dei luoghi antichi. Rost non vuole che vada in questi del genere, ma devo trovare un modo per uscire. Thank you.
C'è qualcosa più avanti. Che cosa c'è? Una persona morta. C'è qualcosa che luccica. Luci. Sono ovunque. Ma come ci riesce? Una porta di metallo, chiusa. Magari questo dispositivo può aiutarmi. Come faccio ad aprirla? Altre luci. Una forma. È collegata alla porta in qualche modo. Cambiato colore. La porta ha cambiato colore. Che cos'è? Tu credi fosse che voglia questo? È il meglio che posso fare. È proprio dietro di te. Ehi! Tanti auguri, Isaac. Il papà vuole molto bene al suo ometto. Senti, papà non può essere con te, la mamma, ma possiamo ancora festeggiare, eh? Certo che sì. Mostramelo. Mostramelo di nuovo. Che posso fare? È proprio dietro di te. Ehi! Tanti auguri, Isaac. Il papà vuole molto bene al
suo ometto. Senti, papà non può essere con te, la mamma, ma possiamo ancora festeggiare, eh? Certo che sì. Buon compleanno, Isaac. Papà vuole molto bene il suo ometto. Perché sono morti qui? Cosa gli è successo? E forse era di questo che avevo bisogno. L'istante in cui si è aperta la porta ed eri lì davanti, vestita in retrotessuto, e il modo in cui mi hai sorriso, ho dovuto distogliere lo sguardo. E prega per noi peccatori, adesso è nell'ora del nostro debito, della nostra morte. Scusate, è passato un po' di tempo e wow, le pillole che ci ha dato Jana sono forti. Ok, bene. Da capo, ragazzi. Ave Maria, piena di grazia. Mi ha trovato! Rost, mi ha trovato! Ci hanno data la madre. Forza, su, prendi la mia mano. Quel posto non fa per te. Andiamo. Certi posti sono proibiti, Aloy. È che ci sono caduta. Sono del mondo di metallo. Che cos'hai sulla faccia? Niente. L'hai trovato là sotto? No. Dallo a me. No. Aloy, queste cose sono pericolose. No! Beh. Bene. Se vuoi sgattaiolare lontano da casa, allora devi sapere come sopravvivere. Vieni, allora. Qui. A casa. Ma da domani imparerai come si caccia. Thank you.
tutte queste forme. Che cosa significano? Prendi il tuo arco. Arco? Basta parlare con quel giocattolo. Scendiamo a valle adesso. Seguimi. La natura può essere pericolosa, Aloy. Devi starmi vicina e fare come ti dico io. Lo so. Aloy, sei ancora tutta graffiata per la caduta di ieri. Partiamo da questo. Prendi questa sacca medica, ti mostrerò come riempirla. La vedi, questa pianta? È la salvirama. Raccogli le bacche e mettile nella sacca. Bene. Ora mangiale. Sono amare, ma possono salvarti la vita. Tieni la tua sacca sempre ben fornita di bacche, fiori e piante medicinali. Dove siamo? Questa valle è solo una parte dell'abbraccio della madre. Abbraccio? La tribù Nora protegge queste terre e tiene alla larga le macchine più pericolose, di solito. Lungo il fiume troveremo una mandria di macchine e ti insegnerò a cacciare. Sono pericolose? Tutte le macchine sono pericolose, Aloy. Bisogna rispettare il loro potere. Ma io ti starò vicino. Aloy, arriva una macchina. Abbassati e seguimi nell'erba alta. Guarda, ora sta giù. Sono piccole. No, Aloy. Quelle macchine sono le vedette. Dovrai imparare a eludere il loro sguardo se vorrai sopravvivere nella natura. Te lo mostro. Ascoltami e fa come me. Resta ferma. Aspetta che passi. Ora resta giù e seguimi nel sentiero fino a quell'erba alta. Lasciamola passare. Vieni, da questa parte. Muoviti lentamente e sarai silenziosa. E camminare abbassati è più sicuro che farlo in piedi. Aspetta. Quella era l'ultima. Proseguiamo. Sei stata brava. Non ti hanno visto né sentito. Sta vicino, la mandria dovrebbe essere più avanti. Ignoralo. Perché è lassù? Ci sta sorridendo. Tab! Basta, torna indietro! Tab! Ignoralo. Siamo emarginati e lui fa parte della tribù. Forse a lui non piace la tribù. Allora è un pazzo. Andiamo ora, troviamo la mandria. Seguimi.
Ecco, li vedi? Si chiamano corsieri. Ha! Via! Perché li hai fatti scappare? Per mostrarti che alcune macchine si spaventano facilmente se ti vedono e scappano. Dovrei avvicinarti furtivamente. Tranquilla, li ritroveremo più avanti, nella valle. Vedrai. Ora voglio che trovi dei sassi che ti stiano nel palmo della mano. Perché? Fai come ti dico e raccogli i sassi, Aloy. Ti farò vedere come usarli. Vanno bene. Seguimi. Basta perdere tempo. Ecco la mandria. Bene, ora lanciamo qualche sasso. Ma i sassi non fanno nulla alle macchine, no? No, ma le distraggono, attirandole in trappola. Quella vedetta, per esempio. Occupiamocene. O allerterà la mandria e la farà fuggire prima che possiamo avvicinarci. Allertarla? E come? Le macchine si parlano, Aloy. A meno che non vengano messe a tacere. Tu resta qui sul crinale. Al mio segnale, lancia i sassi e attira la vedetta verso di me. Aspetta il mio segnale. Aloy, lancia un sasso verso di me. Fatto. Vieni, ora è sicuro. Ispeziona la preda, ti insegno a costruire le frecce. Bene. Ora recupera i rametti di legno crinale dalle piante laggiù. Usa i rametti come asta della freccia e i frammenti di metallo come punta. Bene, non resterai mai a corto di frecce se sarai in grado di fabbricarle. Adesso proviamo quelle frecce. Seguimi. Qui. Resta bassa nell'erba e fai silenzio. È ora di fare la tua prima uccisione, Aloy. Un corsiero. Una delle macchine più deboli. Ma anche una macchina debole uccide. Cacciatore, se non fa attenzione, devi studiare la preda. Ha la corazza spessa. Ma ci sono anche dei punti deboli, come il suo occhio. Ne vedi altri? Serbatoio sulla groppa. È un punto debole. Sì. Come lei. Sei stata brava oggi, ma hai molto da imparare. Domani continueremo. Cos'è stato? Il ragazzo. Quello sul sentiero degli audaci. Vieni, Aloy, presto.
Solo questione di tempo prima che le macchine trovino il ragazzo e lo uccidano. Ma se colpissi, spaventerei la mandria e finirebbe travolto. Ma io vedo quale strade prendono. Basta con queste storie! Ascolta, posso intrufolarmi! Non lo farai! Devo muovermi piano e in silenzio, così potrò superarli. Non devono vedermi.